Salve a tutti e bentrovati. In uno dei miei ultimi blog su Today ho parlato di un esame andrologico poco conosciuto, la biotesiometria. Che cos'è? È un esame molto semplice, tende essenzialmente a indagare su quella che è la sensibilità del pene. Sappiamo spesso che la disfunzione erettile può provenire da problematiche di natura vascolare, di natura ormonale, chiaramente anche psicogena, metabolica, ma talvolta può avere una causa neurologica, ossia anche la sensibilità o l'innervazione dei nervi cavernosi, che sappiamo hanno un decorso postero-laterale al di sotto della ghiandola prostatica, possono aver subito un danno o per interventi chirurgici o per problematiche, chiaramente anche di natura neurologica o muscolare o ortopedica. Questo esame è molto semplice, permette attraverso una sonda elettromagnetica di testare la sensibilità vibratoria del pene. È una banalissima sonda vibrante che viene applicata sul pene, spesso appunto chiaramente nelle parti destra e sinistra dell'asta, e permette, interrogando al paziente, di percepire e quindi codificare la soglia di sensibilità. Permette quindi in alcuni casi di documentare una purtroppo soglia di sensibilità troppo alta, il che vuol dire che vi è una difficoltà da un punto di vista della fibra nervosa di ricevere il segnale. Questo indirettamente ci fa capire che l'innervazione del pene può aver subito dei danni. È un esame utile, importante, talvolta viene anche richiesto nella diagnostica dell'eiaculazione precoce, dove al contrario potremmo avere una ipersensibilità chiaramente delle fibre nervose. Un esame quindi da tenere in conto e da far rientrare in quello che è un percorso diagnostico dell'andrologo di nostra fiducia. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.